E ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Bene, oggi andiamo a parlare di un camper che ho trovato a un prezzo di 4.900 euro. Quindi se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e di partire subito con il video. Allora, parto dicendo che ho trovato questo camper su subito.it. Trovate qua sotto il link in descrizione. Allora, parliamo di un Arc America 465, un camper che abbiamo visto ormai diverse volte, magari qualche puntata precedente, ve la lascio qui nelle schede quando me lo ricordo. Allora, comunque parliamo di un camper di fascia alta, costruito veramente molto ma molto bene, dimensioni abbastanza grandino perché siamo a 7,30 m di camper, quindi uno dei più grandi o forse il più grande diciamo in questo periodo. Poi vabbè, lasciamo perdere i patente C perché questo qui rimane sempre credo un patente B, perché siamo proprio al limite credo dei 35 quintali se non mi sbaglio. Comunque, allora andiamo a vederci un pochetto questo camper. Allora, veramente molto ma molto bello esteticamente, a me piace veramente tantissimo. Questo qui è su meccanica OM, però praticamente è il predecessore dell'Iveco Daily, quindi praticamente è una meccanica molto robusta, veramente fatta molto bene. Allora andiamo a vederci anche questa pianta interna, che secondo me questo camper è eccezionale. Guardate già le finiture interne, veramente molto ma molto carine, un legno veramente molto bello. Quindi entrando subito, sulla sinistra troviamo la cucina con il lavandino, ben tre fuochi perché in questo caso Arca ha veramente fatto una cosa eccezionale. Un piano d'appoggio veramente molto ampio, quindi una cucina molto ampia. Poi abbiamo la dinette principale con i cuscini nuovi, se vedete. Poi nella parte posteriore troviamo la seconda dinette, che volendo si può utilizzare o come letto matrimoniale. Praticamente è una dinette a ferro di cavallo, con le sue tendine, veramente molto luminoso questo camper. Ha la possibilità di creare una stanza nella parte posteriore, praticamente avete una piccola camera nella parte posteriore, veramente molto ma molto bello, perché anche se abbiamo degli ospiti abbiamo comunque una privacy, in modo comunque da non dare fastidio uno con l'altro. Poi abbiamo il bagno, che è un WC, piatto, doccia e lavandino. Praticamente abbiamo la doccia separata, che secondo me è veramente molto comoda, con la sua finestra molto ampia rispetto ad altri camper. Comunque ha un buono spazio per questo bagno. Lavandino estraibile, WC nella parte sotto, e comunque per il resto nella parte del bagno non c'è altro da dire. Vari cassetti nel camper. Una cosa particolare che vi posso specificare di questo camper è che ha ben due serbatoi di carico già in dotazione. Se non mi sbaglio dovremmo stare intorno ai 130 litri, se non mi sbaglio, e più o meno, adesso non mi ricordo, però avendolo visto comunque in un video di un collega mio, aveva specificato che ci sono due serbatoi già in dotazione, quindi veramente comodo. Poi per il resto abbiamo la mansarda, ma purtroppo la foto della mansarda non si vede, ma è una grande mansarda molto ampia, con la sua finestrina. Una cosa che si vede un pochetto nella foto della cucina, entrando subito sulla destra abbiamo un grande armadio, comodo soprattutto per lo stivaggio e varie cose. Entrando subito sulla sinistra poi abbiamo la stufa, che è una 5200, che sarebbero due stufe unite. Ovviamente l'ambiente è molto più ampio, quindi per riscaldare tutto questo ambiente serve una stufa veramente molto grande. Passiamo a parlare della parte della motorizzazione. Allora, intanto è montato su meccanica OM, che praticamente sarebbe, come vi ho detto prima, il predecessore dell'Iveco Daily, però è sempre Fiat per intenderci. 2005 diesel aspirato del 1981, 170.000 km, trazione posteriore, ruote gemellate. Passiamo a parlare della parte esterna. Allora, il camper esternamente comunque sta in buone condizioni di verniciatura, veramente molto carino, poi con questo colore giallino, poi la parte bianca. Come accessori esterni poi troviamo il tendaline esterno, e ulteriori accessori comunque non sono stati specificati e in foto non li vedo. Allora andiamo a vederci un pochetto anche la descrizione di questo annuncio, che è abbastanza sintetico. Allora, vendo camper Iveco Daily, modello Arc America, perfettamente funzionante, revisionato, bollato, quindi siamo a posto a livello burocratico. Cilindrata 2005 aspirato, abbiamo visto, omologato 7 posti, anno 1981, con tutti i documenti originali dell'81, pronto a viaggiare. Ecco, la descrizione è veramente molto semplice. Ovviamente il camper è sempre da visionare, guardarlo molto bene, perché comunque parliamo di un camper dell'81, ha più di 40 anni, esattamente 43 anni, se non mi sbaglio i conti, quindi è meglio visionarlo in ogni sua parte. Dalle foto comunque mi sembra che è stato tenuto veramente molto bene, ben conservato,
sia di livello di carrozzeria, sia a livello di interni, è veramente molto carino. Lo sappiamo sempre, a livello di infiltrazioni bisogna sempre controllare tutto il camper, quindi lo sappiamo già più o meno come funziona, l'ho già spiegato diverse volte. Quindi ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto e questo camper vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un bel like, commentate, iscrivetevi, condividete questo video con amici con chi vi pare, e per il resto ci vediamo al prossimo video. Ciao e alla prossima!